Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Questo è il secondo di questo 2019. Ho iniziato un po' in ritardo, se volete sapere cosa è successo vi invito a guardare lo scorso video. Comunque io sto un po' correndo stamattina, nel senso, non è che sia in ritardo o cose, ma ho dei tempi un po' prestabiliti. Sto andando a Milano e quindi devo andare a prendere il treno. Diamo pure cacao. Ho un evento appunto su e quindi devo andare con Giulia. I mezzi qua vicino a casa mia non passano, quindi deve sempre purtroppo accompagnarmi qualcuno. Mia nonna poteva portarmi solo a quest'orario, visto che sono le 8, mi sto preparando. Il treno però ce l'ho alle 11, quindi fa un po' così. Vabbè, a parte ciò, non riesco a fare due cose contemporaneamente stamattina, non riesco a truccarmi e a parlare, quindi direi che mi faccio vedere poi dopo direttamente truccata e siamo a cavallo. Allora, vi faccio vedere brevemente l'outfit, che tanto è tutto nero. Ho messo il maglione a collo alto perché le sciarpe, tornate da Londra, le ho tutte messe a lavare. Con la linea di Tiffany, il maglione questo qui super mega largo di Zara, cappotto sartoriale. I pantaloni, quelli che vi ho fatto vedere ieri di Zara, che ho preso col Black Friday. E poi ho tentato di cambiare scarpe oggi, nonostante il problema al piede, ho messo le Vans. Però sto cercando di svegliare il cane più che altro, perché vi pare normale che io mi alzo e lei rimane così? Amore? Brava. È ora di alzarsi! Mamma, deve andare! No, si è rimessa giù. Alzati! Ok. Poi ho messo il Pandora, un pochino di anellini. Adesso prendo tutto e si va. Arrivato in stazione, sto aspettando Giulia perché io come sempre arrivo prestissimo. Mi sono presa giusto qualcosa a sgranocchiare per sedermi qua al Mac e via. È arrivata ragazzi, tra di noi. Ha un nuovo colore di capelli ancora inedito su YouTube. Ora siamo proprio la Mora e la Biondo. Guarda, lunga la ciocca, tanto ci arriva qua. Eccola. Ciao babies. Questo è il mio nuovo colore di capelli, ce l'ho lunghi fino al culo, raga, un po' pants. Non dire culo nei miei video, però che non è qualche augurio speciale. Comunque, stiamo aspettando il nostro trenino, ma poi che ore saranno adesso? Non lo Andiamo. so, poi ci perdiamo qua, capito? Le 11. È come le 11? No, meno un quarto. Mamma mia, Giulia, guarda, è proprio. Comunque ho messo l'illuminante che vi ho fatto vedere. Ho messo l'illuminante che vi ho fatto vedere ieri, Mercury, guardatelo, ti, però è un po' nuvoloso, quindi forse col sole di Milano si friggerà. Ah, ma allora è proprio un vizio, rubarmi il cibo. Se volete usare, usate il mio codice sconto, No, quindi questa non è una regali. sponsor, qui io mi compro da sola e ciccia, ok? Comunque, ho aperto la ripresa per farvi vedere questo rossettino. Si chiama Coconut ed è di Anastasia Beverly Hills. Però questo qua era di un kit, mi pare, dell'anno scorso, piccolo. Questa social me lo puoi aprire? Grazie. Eccolo qua. Guardate che bellino. Cioè, piccolo piccolo, vedete il mio dito? Dopo ve lo metto e vi faccio vedere. Arrivate a stazione centrale. Adesso stiamo andando a Via Paolo Sarpi, che è la via di tutti i ristoranti, negozietti cinesi. Ora, forse qui l'illuminato. No, non è andata la luce. Vabbè, comunque adesso facciamo questi giri e poi andiamo all'evento di Shaka. Siamo arrivati a Moscova. Giulia pensava di andare a Via Paolo Sarpi per comprare le decorazioni di Natale, quando in realtà probabilmente ci sono solo vestiti. Sì, ho capito, però non ci stanno di quelle cose. Ragazzi, cioè, allora, quello che dico io, non ci saranno decorazioni natalizie, jingle bell, eh? No, Jingle no, Bell, no. ma non C'è lo un so. vassoio per servire dei torroncini, Ma te lo delle facevo palline io a mano, facevo un glitterate. DIY. Ah sì? Ok, allora sì. A scuola li facevo sempre dei vassoi. Comunque, vabbè, andiamo a dare un occhio, insomma, però io devo andare al bagno. Pausetta da Starbucks, io mi sono presa un gingerbread latte. Questo mese ho visto più Starbucks che casa mia, ve lo dico. Lei qua già va ingurgita. Io ho preso un banana bread. Tu che hai preso un toffee nut coffee, una cosa del genere. Eccoci su Corso Buenos Aires, ragazzi. Stiamo andando verso l'evento. Ecco la mia amica con i suoi lunghi capelli.
Oddio, traballa un po' tutto. Non so, questo mese saremmo venute almeno 6 volte in questo OVS. Esatto. Così, pur parlare. Adesso vi faccio vedere anche i miei prodottini esposti. Eccoci arrivate. Entriamo. Allora, ecco le nuove uscite, tutte cose skincare di Shaka. Vedete, dentro siamo così. Dolcini. Macarons. Tra l'altro guardate che carini questi set, con tutti bagno doccia naturali. Cioè, questo al ginger lo devo provare, eh. Argan, cocco. Eccoci qua, ragazzi. C'è anche un Carmine lì, una Gaia. Questi li voglio troppo, ragazzi. Guardate queste, le maschere tutte con i glitter di Daniel, però questo è un altro marchio, eh. Che carino. Vedete che qui ci sono i nostri prodottini, ragazzi. Dov'è la mia foto? Eccola. Unila qui piccolina. Vediamo dove sono i miei glossini. Eccoli, i miei piccoli baby, ragazzi. Tra l'altro vi dico in anteprima che metteranno anche le palette dei glitter Moon Crystal qui, soltanto in corso Buenos Aires, quindi poi se vi va la troverete qui, altrimenti sempre sul sito che vi lascio qua sotto. Ma questi accessori, oddio, che cos'è? Siamo qua apposta. Giulia che sta provando tutto. Make up obsession. Colore. Questa è un po' più nude, però è carina. Vedete, lì c'è il gingerbread man. Abbiamo le dream with this. Wow, questa è pastellosa, mia. Questa è qualità, quindi. Qui vendono la nostra piccola iconica. Le palettine, i pennellini. Guardate anche che belle queste. Qui ci sono degli ombrettini, dei pigmenti di Lotti. Questo è quello, vedete, che ho preso anche a Londra, Freckle Tint. Molto carine queste cose di Natale, eh. Allora, altra cosa che mi ispira da morire, adesso li swatcho, sono questi. Guardate quanto brillano. Sono degli eyeliner. Ecco qui alcuni swatch. Dai, super carini. Vorrei solo capire i prezzi, ma non ci sono scritti. Almeno già ve li dicevo. Eccolo qua, muovila. Wow. Diamond Bunch. Bunch. Eccolo qua, di Londra. Dai, che carino. Ma anche questi sono di Shaka. Niente, io innamorata di questa maschera. Ora devo far vedere aperta. Wow. Ecco un paninetto con la zucchinetta, la curcuma. Giulia è andata di melanzane ricotta, giusto? Molto buono. Qui vedete, si riempie sempre più. Giulia si sta facendo acconciare con mollettine natalizie. Sì. Che hai scelto queste tu? Sì, perché io non so mai capace di mettermele. Sono piena di queste, però non riesco mai a capire come metterle. Perché tipo, o le devi incastrare. No, tipo qua, però la frangia non si deve levare, no? Fatto. No, di qua. Qual è il tuo lato mejor? Tira fuori i pezzi da 20. Da 20. Come si dice? Tira, perché da ragazze, 50. Finalmente si comincia a fare sul serio, sì, con un prosecchino. Quella invece è sempre una molletta con l'accerchio. Vedi, è carino questa mollettina. Vediamo. Va bene. Ti piace la mollettina scritto love, amore? Veramente. Poi bravo. Te la porti a casa da Maurizio. Esatto, Mauro, questo è per te. Guardate questo, che carino. C'è la Marley qua che si sta facendo un change. Facci vedere. Si è fatto buio, si sono accese le luci qua sulla strada. Io prendo un cadeau che mi hanno regalato. Dopo in treno facciamo vedere un pochino tutto. Era quella che volevo. Eccola, io. La bimba Lola. Dopo vi facciamo vedere bene tutto. Adesso stiamo andando in stazione, ce ne riandiamo di già, breve ma intenso. Perché però? Perché domani dobbiamo lavorare. Ovviamente, dobbiamo sfornare cose. Gente che mi guarda mentre mi riprendo, sì, sono io. E quindi niente, passiamo, prendiamo la nostra cena che sarà sul treno come il pranzo. Prendiamo delle noccioline frustate così. Veramente sono le calde arance. Al volo delle noccioline. Stiamo leggermente correndo verso la stazione, poi è in fondo a questa strada, perché ci siamo andate a prendere l'I Love
Ok, finalmente lo proveremo. Che l'altra volta avevamo sbagliato e abbiamo preso da Poke House, una cosa del genere, e non ci era piaciuto molto. Anzi, poi siamo stati pure un po' maluccio. E ce la fanno, ragazzi. Siamo sul nostro treno. Adesso vi faccio vedere l'unboxing. Allora, io sono qua, ma per farvi l'unboxing vi metto così, almeno do meno nell'occhio e soprattutto non mi si tiene così, quindi vi beccherete la parte migliore di me. Allora, iniziamo. Piccolo unboxing. Se sentite Giulia che fa urletti è perché trova cose di suo gradimento. Allora, primo, nell'attesa, da Sephora mi sono comprata un Power Bullet di Huda, colore Wedding Day, che è un nude molto carino, poi lo vedrete meglio. Poi mi sono comprata anche questo di Milk, che ha il Cooling Water Primer, che è molto carino, ragazzi, non vedo l'ora di provarlo. Poi abbiamo un cerchietto con i pompon. Poi guardate che carine maschere con i patch per i brufoletti. Vabbè, campioncini. Oh, questo è il fondo che volevamo provare, quello di Dior Backstage, perché noi siamo un po' indietro. Questo qui di Makeup Obsession. Eccola qui. Poi abbiamo questa, ma è sempre di Makeup Obsession, sì. Be in Love, con colorini sempre nudini, un po' così. Poi questa che cos'è? Una maschera peel off gold. Io ce l'ho silver. Io gold e tu silver. Poi abbiamo un Mega Metal, sempre Makeup Obsession. Poi questa di Makeup Revolution, che io già ho, quindi questa andrà in regalo a un fortunato. Poi questa qui è una duo nera. Poi delle cigliette di Ardell, tra quelle che vi ho fatto vedere prima. Eccole qua. Poi abbiamo un po' di mascherine. Oh, questa è carinissima, natalizia. Questa qui, crema mani alla vaniglia, buona. Questi, ragazzi, quelli che vi ho fatto vedere sbocciati, gli ombrettini crema barra, che cos'è? Un foil in crema, una cosa strana, bella. Eccolo qui. Poi uno Star Metal, che è una delle liner che vi ho fatto vedere. Poi due prodottini labbra Makeup Revolution, uno matte e uno sheer, mollettina con i pompon. Questo ombrettino qua a me ispira un sacco, io adoro il grigio. Poi questo, ragazzi, andrà un fortunato anche questo, che è quello per fare le lentiginine. No, perché ora non le trovi a me le lentiginine. Giulia si offrirà dopo volontaria per farvi vedere il Freckles. E poi questo che volevamo stare a provare, l'illuminante di Lotti. Ok, raga, questo è l'effetto delle lentiginine, ma non so se si vedrà mai, eh. Beh, un po' forse si vedrà. Sì, dovrei zoomarti, ma non me la sento di Bounce. Cremare gli altri. Niente, raga, cremata, è io molto morta. Naturale. Sì, perché fai vedere come fai i puntini. Perché sono leggeri. Allora, pulite un po' le scovolaie, poi che scusa, io ho preso così e poi sarebbe togli i capelli da te. Però come si chiama? Aspetta. Aspettate, ok, vai. Fate di questo. Niente, raga, un tutorial sul treno, cremata io. Così. E poi col ditino un po' andate. È così, lo so. No, vi giuro, cioè dal vivo si vede benissimo, è proprio naturale. Ci non piace. So se si vede, però sì, è carino, mi piace. Anche domani farò un post con le lentiggini. No, carino, adesso mi vedrete sempre le lentiggini. Così. Così. Niente, avete visto il filtro di Instagram? Lei così dal volo. Esatto, però è più carino. Sì. Adesso ti vedrai meglio. Poi vi faccio vedere direttamente il Poke. E ciao, raga, niente, volo. Sto vlog ma è andato. Giulia ha già trangugiato di piacere la sua Poke, che dice essere pazzesca. Questa è la mia. Faccio vedere cosa ci ho messo. No, ma io che l'apro dopo. Salmone, avocado, edamame, cetrioli, riso bianco e cipollina croccante. La nuova serie che sto guardando su Netflix, Glitter Force. Così, eccole qua. Qui abbiamo terminato il cibo. Giulia al telefono. Abbiamo appena lasciato la stazione di Firenze. Ragazzi, sono appena tornata a casa, mi vedete di nuovo col taglierino in mano, sono pericolosa perché abbiamo dei pacchetti da aprirci. Apriamo questo pacchetto che è da Bath & Body Works, mi hanno scritto su Instagram per farmi provare le loro novità natalizie e io adoro, 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 adoro. Abbiamo una box intera, adesso la
tiriamo fuori. Allora, all'interno della box ci sono queste cosine Hot Cocoa and Cream, che sono i loro igienizzanti mani. Stupendo, ragazzi, io li amo. Lo sapete se avete visto specialmente il video haul di Los Angeles. Ne ho comprati una marea perché non vedevo l'ora di prenderli. Poi, ecco cos'era l'odore di cocco. È tutta la linea. Questo qui è il Frosted Coconut Snowball. Non ho mai provato le loro fragranze, i loro profumini, quindi sono molto curiosa. Acqua profumata per il corpo, sembra buonissima. Poi abbiamo anche il latte corpo, la lozione corpo. Guardate che carina. Poi abbiamo il pezzo forte, che per fortuna non si è rotta, che è la candela. Non ho mai provato una delle loro candele, almeno non questa qui ufficiale grande, proprio perché... vedete quella con i tre stoppini? Non sono mai riuscita a portarle nei viaggi. Wow, questa qui si chiama Winter Woods, con tutti questi decori natalizi. Guardate che bello il tappo. Sa tipo di spezie, ma non troppo dolci come magari potrebbero essere un gingerbread. Però secondo me c'è la cannella. Non penso ci sia scritto negli ingredienti. Comunque, in ogni caso, wow. Io adesso rimpacchetto tutto, così domani lo faccio vedere anche nelle stories. E poi qui abbiamo un pacchetto da Hello Body con delle novità che penso vi farò vedere poi più avanti. Io intanto sbircio e vi dico, ragazzi, questi non vedo l'ora che mi danno una super promo. No, vabbè, c'è una roba fighissima. Vedi, su un tappino. Non abbiamo aperto la casellina del calendario dell'avvento di NYX. Questi giorni l'ho aperta su Instagram perché non ho fatto i vlogmas, quindi adesso mi devo ricordare di farlo. Ultima azione della giornata. Come sempre ci metto un po' a trovare i numerini, ma eccolo qui. Che è tutta questa casellona qua sotto, ragazzi. Che sarà mai? No, vabbè. È un pennello numero 09. Questo qui penso sia da viso, tipo da, vedete, correttore due fibre. Sì, secondo me è per il correttore. Ganzo. Quindi, ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato il nostro vlogmas. Questo penso sarà bello lungo da editare, ma soddisfacente. Quindi domani mattina sarà la prima cosa che farò. E poi, insomma, noi ci vedremo domani, come nei prossimi giorni. Io vi ricordo che ho creato la playlist vlogmas del 2019, quindi se volete poi dare un occhio a tutto l'avrete. E niente, vi mando un bacio, ci vediamo domani.